Il vino si chiama Gemma. Il nome deriva dall'idea di rappresentare una gemma nella produzione della casa, ma anche una gemma dal punto di vista della definizione del vitigno. Parliamo di corvina in purezza, quindi usciamo dalla logica degli assemblaggi fatti fino adesso con gli altri vini e parliamo soltanto di un vino in purezza, la corvina. La corvina è il vitigno principale del territorio. L'enologo si è chiesto che cosa potesse apportare da solo, quali fossero le caratteristiche che lo caratterizzano. Questa è una strada molto, tra l'altro molto percorribile, molto interessante, perché è quella che permette alle tipologie, alla grande ampiezza dei vitigni italiani di essere sostanzialmente unici. Noi siamo il più grande paese dal punto di vista numerico, come possibilità di numero, proprio di proprietà di vitigni autoctoni o indigeni, ecco, il Corvino è uno di questi. Il rafforzarne l'identità, quindi caratterizzarsi come produttore di un vino di identità oltre il territorio, rappresenta anche un fatto che secondo me dà grande unicità al prodotto. Quindi questa è una corvina in purezza, passa in legno per circa 2 anni tra barrique e legno di grande dimensione per apportare quelle caratteristiche che comunque lo rendano esclusivo e quindi non ripercorrono la strada, diciamo, dei vitigni che abbiamo assaggiato fino adesso, quindi degli Amaroni o dei Valpolicella. Dal punto di vista del colore, la corvina ha un bellissimo colore che direi possiamo descrivere come un rosso rubino con tendenza di lancia aranciata, molto bello e molto elegante. Dal punto di vista della modernità, un colore assolutamente piacevole. Il naso è un naso di un vino piacevole, ricco, fine, sicuramente molto franco, molto lineare, in cui le connotazioni vanigliate, le connotazioni tostate di cacao sono interessanti, ma non sopravanzano le connotazioni fruttate e floreali. C'è una bella connotazione di fiore appassito, una bella sensazione di frutta rossa che è anche supportata da belle note di polvere, di cipria, sensazioni leggere di grafite, quindi tutte quelle sensazioni che hanno i grandi rossi di caratterizzazione piena, importante, elegante. Il vino è pieno, ha un bouquet fitto, interessante e di spiccata levatura. Vediamolo all'assaggio. Il vino è molto rotondo, pieno, entra in bocca in maniera molto importante, dotato di una bella spalla, una struttura molto intensa, molto rotonda, tannini molto fini, una nota veramente di cipria in bocca che rende il vino molto rotondo, molto gradevole, una grandissima persistenza, una presenza asciutta, quindi una nota molto secca in bocca, una grandissima sensazione di vaniglia e di grande rotondità. Il vino è un vino con grande persistenza, con grande lunghezza olfattiva, di grande retrogusto, moltissimo, mi piace veramente molto il rapporto naso-bocca che è veramente simbiotico, molto armonico. La caratterizzazione principale di questo vino è che è un vino che riesce a mettere insieme la tradizione e la modernità, quindi un vino che piace e piacerà molto ai giovani, alle persone che hanno anche un amore verso la tradizione, perché rispecchia i due campi, quindi un vino modernamente legato alla tradizione. Piacevole anche il rapporto probabile con i suoi abbinamenti, che risultano molto ampi, perché il vino si presta a abbinamenti variegati, quindi dalle solite carni concentrate, quindi con cotture lunghe a carni anche di media consistenza, formaggi tradizionali e con affinamenti medio-alti, e anche questo è un bel bicchiere da piacere edonistico, quindi un bicchiere da bere quando si è davanti alla televisione, si vuole fare una chiacchiera piacevole, perché è un vino che si presta molto per la sua gradevolezza ad essere un vino, se vuole, da discussione, da chiacchiera.